Bruno, di Federico Vertenza Eurospin ci sono delle rivendicazioni precise. Intanto, quali possono essere gli sviluppi? Dal 1 luglio abbiamo, a livello nazionale, abbiamo indetto una sorta di agitazione e con un eventuale sciopero che verrà programmato. È un'azienda di 15.000 dipendenti, 1.200 punti vendita, di cui 600 in Abruzzo. Teniamo conto che i lavoratori di Eurospin, il 70% sono donne. Le donne sono part-time, chiaramente hanno diritto a un'organizzazione della propria vita familiare, non riescono perché sono a corto di personale, allora richiedono costantemente straordinari, supplementari e i lavoratori non ne possono più. Poi c'è la problematica sulla sicurezza del lavoro, carichi di lavoro impensabili, i lavoratori che fanno parte del magazzino hanno tanti infortuni prima cosa e si trovano che gli arrivano bancali di 3 metri e mezzo di altezza con pesi e senza mezzi per poterli lavorare. Le problematiche sono le pulizie. I lavoratori di Eurospin con un quarto livello devono pulire i bagni dei clienti, è una cosa inaccettabile, noi diciamo basta. Ecco, al momento nessun segnale da parte dei vertici? Al momento purtroppo no, noi attendiamo, lo speriamo, altrimenti proclameremo non solo stato di agitazione, ma una giornata di sciopero a livello abruzzese sicuramente, ma anche a livello nazionale.